Allora, ci sono interventi? Consigliere Valerio, prego. Volevo chiedere all'assessore se erano state previste, oltre a queste somme per lavori pubblici, se non ricordo male, lo scorso consiglio, quando abbiamo parlato del bilancio di previsione, feci presente la necessità eventualmente di modificare il bilancio di previsione per la possibilità di assumere i vigili a tempo determinato. Nel bilancio di previsione non era previsto, perché da lì a qualche giorno ci sarebbe stata la conversione al decreto-legge, però in queste due delibere di variazione non noto che c'è questa previsione, questa variazione per poter fare queste assunzioni. Volevo capire se era una svista o se c'era dell'altro, o non era previsto. C'è? Non è stato detto. Risponde il dottor Cardillo. Nella delibera di giunta 228 del 28 settembre 2015. Inviterei l'assessore a fare una relazione più dettagliata. Cioè, la mia era una domanda proprio per evidenziare che sono state fatte tantissime altre variazioni, dalle quali però insomma l'assessore, forse per velocità, non ha fatto cenno. Grazie. Va bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Allora, chi è favorevole? Espresso dal responsabile del servizio finanziario, dottor Cardillo.
La circolare 1285 del 4 novembre 2015, con questa circolare la Cassa Depositi e Prestiti ha stabilito le caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili e la procedura di adesione e di perfezionamento. I prestiti rinegoziabili avranno le seguenti caratteristiche, sono quelli che hanno questi requisiti. Il prestito originario rinegoziato comunque rimane a tasso fisso. La durata residua dell'ammortamento di ogni prestito rinegoziato è fissata dal Comune al 30 giugno del 2040. Le rate semestrali, la prima delle quali scadenza al 31/12/2005, sarà pari alla sola quota interessi del piano di ammortamento attualmente in vigore, mentre le rate successive a partire dal 30 giugno del 2016, quindi con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, saranno di importo costante, comprensive sia della quota interessi che della quota capitale. I debiti che è possibile rinegoziare sono quelli che hanno un debito residuo di almeno 10.000 euro e sono nel caso in cui la scadenza del piano sia successiva al 31 dicembre del 2019. La rinegoziazione dei mutui è ovviamente finalizzata ad una più efficace gestione attiva del debito e porterà ad una riduzione delle rate annuali di ammortamento, che consentirà dunque a questo comune il mantenimento e il miglioramento dei servizi già erogati. Ciò significa che questa operazione consente di liberare nell'immediato, quindi nell'anno 2015, una cifra pari a 192.021,33 da destinare per il solo anno 2015, sulla base di quanto stabilito dal decreto enti locali all'articolo 7,2 del decreto 78/2015, consente di destinare per il solo 2015 alla spesa corrente del bilancio questa somma, mentre per gli anni successivi ci sarà un risparmio di imposta pari a 292.610,54 da destinare invece obbligatoriamente a spesa per investimenti, quindi alla realizzazione di investimenti. C'è poi allegata alla delibera tutta una serie di mutui che Cassa Depositi e Prestiti ha proposto di rinegoziare, ovviamente mutui che hanno quelle caratteristiche che ho poc'anzi menzionato. Con la delibera occorre dare mandato al dirigente del settore finanziario di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formazione dei contratti di rinegoziazione a tasso fisso e quindi di aspettare tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla rinegoziazione dei prestiti di cui abbiamo appena parlato. Le domande potranno essere presentate sino al 19 di novembre, ma per presentare la domanda è necessario che prima vi sia una delibera di approvazione da parte di questo Consiglio Comunale. Inevitabilmente è chiaro che una volta approvato vi sarà automaticamente una variazione al bilancio di previsione legato all'anno 2015. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Valerio. Assessore, la durata rimane la stessa degli anni o sono stati aumentati gli anni? La scadenza del mutuo rinegoziato, la prima scadenza era 31 dicembre 2015 e adesso ne va proprio dal 2004, l'ultima rata adesso, prima 2040 l'ultima, sì, è il termine, quindi che scadenza dopo il 2019. Assessore, dovete parlare vicino al microfono, sennò. Allora, faccio un esempio, identificativo prestito originario 442-4607-01, portafoglio SPA, tasso fisso pre, tasso fisso ante, debito residuo di 164.829,03, il primo proprio l'elenco, così a mo' di esempio. La scadenza di questo debito naturale era... In che anno scadeva questo debito? Cioè il Comune in che anno finiva di pagare? Perché in questo specchietto non c'è, quindi ho questo dubbio. Questi sono quelli successivi al 31 dicembre 2019, altrimenti non c'è il requisito per poter tener conto del mutuo. La domanda è, scadeva nel 2029, nel 2030? Come che ti sembra? È stato allungato. Ho capito, ma non
No, la domanda nasce spontanea, dice Luca. No, la negoziazione può essere anche una riduzione dello spread, come quando tu fai la portabilità con un mutuo di banca di casa, trovi una banca più conveniente. Ci sono due fatti specie. In questo prospetto purtroppo non ci sono le scadenze. Allora, però il dirigente ci saprà dire, no? Cioè le rate sono state diluite, cioè sono aumentate le rate negli anni, no? Ok. La scadenza è al 2040. E questo ok. Va bene. A me mi serve sapere questo. Non serve sapere altro. Se può essere utile. Le scadenze sono varie, non sono tutte quante ovviamente per tutti i mutui, quindi il minimo requisito è che doveva scadere entro il 2019, prima non era possibile accedere alla rinegoziazione, ma tutti quanti adesso sono posticipati come scadenza al 2040, quindi dal 2019 fino al 2030 già erano, però adesso andranno tutti al 2040. Sempre consigliere Valerio. No, prego, consigliere Valerio. Allora, la domanda, come diceva Lubrano, consigliere Cantore, nasce spontanea perché la delibera è scritta bene. Che tale operazione consente di liberare nell'immediato una cifra pari a 192.000 euro per questo anno alla parte, per il solo 2015 alla parte corrente del bilancio e negli anni successivi un risparmio annuale pari a 292 da destinare obbligatoriamente alla realizzazione degli investimenti. Cosa voglio dire? Che viene scritta bene, però il fatto che aumentano gli anni non fa altro che posticipare questi debiti sulle spalle dei nostri figli o forse dei nostri nipoti. Allora, quella che è un'operazione che secondo me la Cassa Depositi e Prestiti fa ha il suo fine istituzionale, il comune giustamente fa quello che può, e in questo caso secondo me non ha fatto tanto bene, e per questo esprimerò il mio voto sfavorevole, perché questa operazione serve soltanto a liberare somma corrente, quindi che l'amministrazione può spendere quest'anno per coprire parte della debita e negli anni successivi per poter avere più fiato per fare eventuali manovre, per fare delle opere pubbliche. Però il prezzo che la città paga è un prezzo altissimo, perché questi 4.793.513,54 per l'esattezza non verranno pagati, sappiamo questi 20 debiti hanno delle durate differenti, qualcuno dal 2020, altri 2023, altri 2024, ma arrivare al 2040, parliamo di 25 anni, significa ipotecare, e qui parlo politicamente, il futuro anche delle amministrazioni che verranno dopo. Quindi con questo voglio ricordare al sindaco che anche lui sta ponendo in essere delle manovre che non fanno altro che spostare la debitoria su chi verrà dopo di lui, ma non nei prossimi 5 anni, ma nei prossimi 5 lustri, parliamo di 25 anni. Ecco perché noi voteremo contro, perché quello che può sembrare un risparmio non è altro che una manovra che serve all'amministrazione per poter iniziare, dopo quasi 2 anni, a dare qualche minimo di risposta.